Benvenuti a questa edizione. Apriamo il nostro telegiornale tornando sulla vicenda denominata Rimborsopoli, che riguarda alcuni ex consiglieri provinciali. Sono stati assolti, grande soddisfazione da parte degli interessati, come ci racconta nel servizio Sara Rinaudo. Una macchia sulla mia attività politica che mi portavo dietro. Oggi mi sento sollevato, dice Gianluca Cannavò, assolto dal Tribunale di Catania nell'ambito dell'inchiesta della Procura Eternea sui rimborsi alla provincia, che lo aveva portato alla sbarra con l'accusa di truffa aggravata. Il fatto non sussiste, la formula con cui il giudice monocratico ha scagionato l'ex capogruppo del PDL Palazzo Minoriti ed i colleghi dell'UDC, Antonio Danubio e Sebastiano Cutuli, all'epoca già confluito nel gruppo misto. Una sentenza liberatoria, una vittoria in aula dedicata a familiari ed amici. Gianluca Cannavò, che si era dimesso una volta appreso di essere indagato, ha atteso questo momento affidandosi alla magistratura per 4 anni. Ho voluto dimettermi l'indomani dell'avviso di garanzia, cosa rara, però l'ho voluto fare perché la mia etica politica e la mia storia politica è un'altra rispetto a tanti altri, per cui la mia storia politica per il futuro è da vedere, nel senso che sono aperto alle tante sollecitazioni che mi giungono in queste ore, però sto con i piedi per terra, voglio godermi la mia famiglia e la mia vita. La procura aveva chiesto una condanna a 2 anni, ed invece è giunta l'assoluzione e la disposizione della restituzione delle somme sequestrate per il danno contestato, che era pari a circa 500.000 euro totali per i 3 ex consiglieri provinciali. Sono stato sempre consapevole che prima o poi la verità sarebbe venuta a galla, afferma in una nota il catenoto Nello Cutuli, ma resta la grande amarezza per i momenti difficili di questi anni che nessuno potrà ripagarmi. Una sentenza che arriva a ridosso delle elezioni regionali, destinate ad aprire ancora polemiche e ad entrare nel dibattito sugli impresentabili. Soddisfazione viene espressa dai consiglieri comunali di Aci Catena, in quota Forza Italia. Questo è un esempio che dovrebbe rappresentare un insegnamento per chi, considerando magari ingiuste alcune iniziative, si abbandona a eccessive offese che rischiano di creare scontro ed inutili perplessità nell'opinione pubblica. Cambiamo argomento, continua lo stato d'agitazione dei dipendenti dell'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale, che restano sul tetto della struttura con le 4 dipendenti che da 4 giorni manifestano in questo modo eclatante. Nonostante l'allerta meteo in programma per la giornata di domani, non intendono desistere dalla loro forma di protesta. I lavoratori esasperati attendono da ben 36 mensilità arretrati i pagamenti. Ieri si era svolto un incontro in prefettura a Catania, al quale ha preso parte anche il commissario dell'ente Crisa Furli, e si attende adesso l'esito della riunione. Si cerca una mediazione con il Tribunale affinché con i pignoramenti e le rette dovute dai comuni si possa provvedere al pagamento degli stipendi. E adesso restiamo a Catania con la protesta degli studenti dell'Istituto Alberghiero Carol Wojtyla. Nei 2 plessi c'è carenza di locali e anche gli alunni sono costretti ai doppi turni. La protesta ha assunto toni eclatanti nella mattinata odierna. Continua la protesta degli studenti dell'Istituto Professionale Alberghiero Carolo Wojtyla di Catania, che manifestano per il disagio dei doppi turni di lezione a causa della carenza di aule rispetto al numero degli iscritti. Aule insufficienti, doppi turni, uffici ospitati in garage. Una situazione insostenibile che attende risposte concrete in tempi brevissimi. Il grandissimo disagio della carenza di 24 aule che rappresentano in realtà un vero plesso è considerato l'indirizzo del nostro istituto. Non parliamo solo di 24 aule ma anche di laboratori di indirizzo, cioè di laboratori di cucina, di sala e spazi logistici. Unitamente alla gravissima condizione degli uffici di segreteria, che già da parecchi anni sono allocati in un palazzotto veramente indecoroso, peraltro anche di proprietà privata, quindi come dire, neanche trattasi di una situazione di accomodo in quanto struttura già di proprietà degli enti locali. Un palazzotto con destinazione d'uso magazzino dove le persone che lavorano, che peraltro ovviamente essendo la nostra scuola grandissima sono molte, perché gli assistenti amministrativi sono 19, e si ritrovano a dover lavorare in condizioni impossibili, cioè con degli spazi minimi di vivibilità, con tutti i faldoni fino al tetto perché non abbiamo archivi. Chiediamo un plesso che
praticamente ci possa ospitare tutti quanti e tutte le nostre 23 aule mancanti, eppure gli uffici di segreteria che adesso sono in un magazzino, ripeto, cioè cose che non si sono sentite mai. Poi le condizioni strutturali delle nostre scuole sono sempre in degrado e non sappiamo se un giorno ci cade un calcinaccio nella testa e possiamo rimanere pure in coma. Gli studenti sono esausti, molti di questi provenienti dalla provincia devono tornare a casa tardi con problematiche varie che in alcuni casi possono anche sfociare nell'abbandono degli studi. Le classi sono insalubri, non sono a norma di sicurezza e gli alunni sono costretti a effettuare doppi turni. Un ragazzo di 14 anni a venire a scuola alle 2 del pomeriggio e a uscire alle 8 e mezza di sera in un luogo a rischio come è Montepò. È una cosa che non si è sentita mai da nessuna parte, un ragazzo di 14 anni, un bambino solo, o i genitori costretti a fare una cosa del genere, a venirli a prendere, a accompagnarli in questi orari che sono terribili, quando noi siamo iscritti a una scuola di mattina. Ci siamo cercati di essere sempre presi in giro, quindi ora stiamo andando proprio sul piede di guerra. Vogliamo infatti denunciare, come ormai già abbiamo fatto anche la nostra preside, per il fatto del comune, non ci dà niente, città metropolitana, si fanno scarica a barile perché dicono un colpo la prefettura e poi la procura. Quindi noi non sappiamo cosa fare, infatti stiamo facendo tutti questi scioperi anche per far capire che noi ci siamo, non siamo uno scatto della scuola di Catania. Siamo indignati, come ben detto stiamo aspettando questo plesso ormai da anni e le nostre richieste non sono mai state soddisfatte. Come potete ben vedere la struttura sta crollando letteralmente a pezzi, quindi le norme di sicurezza non vengono rispettate. Ragazzi, noi siamo persone, siamo qua per lottare per i nostri diritti, non ci stiamo divertendo e soprattutto vogliamo essere rispettati come esseri umani, non come bestie che vengono trattenute in una struttura solamente per fare anni che poi non serviranno fondamentalmente a nulla. Al comune non daremmo ascolto fin quando il comune non darà ascolto a noi e ci darà un plesso, perché siamo stanchi, siamo veramente esausti, non ce la stiamo facendo più. Accolato appello dunque degli studenti, vedremo quali saranno poi le soluzioni possibili. Adesso ci occupiamo di un arresto. I carabinieri della stazione di Via Grande hanno fatto scattare le manette ai polsi di Asai Clevis, 19 anni, originario dell'Albania, domiciliato a San Giovanni La Punta. Lo vedete nella foto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catania. L'uomo è autore della rapina che è del 1° aprile scorso al bar Tiffany di Aci Buonaccorsi, quando con l'aiuto di un complice a mano armata rapinò 15.000 euro, ferendo con il calcio della pistola un cliente alla testa, era finito ai domiciliari. E adesso andiamo nella frazione marinara di Pozzillo ad Acireale, ci sono importanti notizie in riferimento alla rimozione dell'amianto che un tempo produceva acqua minerale. Anni di dibattiti, scontri politici e vari gradi di giudizio per definire la vicenda della rimozione e lo smaltimento dell'amianto dall'ex stabilimento di imbottigliamento dell'acqua Pozzillo nell'omonima frazione di Acireale. Approvato il progetto di bonifica inserito nel piano triennale delle opere pubbliche con una dotazione finanziaria dei primi 250.000 euro in danno alla ditta Sidote Acque, proprietaria del sito. Entro il 2018, previa approvazione del bando per l'appalto dei lavori ad un'azienda specializzata in questo tipo di opere, verrà rimossa la parte più consistente della copertura in Ethernet degli enormi capannoni dell'industria di imbottigliamento, finita tra le aziende dismesse e abbandonate al proprio destino, con elevati rischi per la popolazione residente e di tanti villeggianti che in estate affollano la borgata marinara. Ci vorranno altri 140.000 euro per completare i lavori di bonifica e mettere in sicurezza tutto lo stabilimento. Una lunga storia iniziata 18 anni fa, che vanta uno dei più robusti fascicoli di sempre, e un braccio di ferro tra proprietà e comune che sembrava senza una via di sbocco, e invece, grazie alle analisi disposte dalla Procura e alla conclusione dei procedimenti nei tribunali, si potrà scrivere un'altra bella pagina di buona amministrazione della cosa pubblica, avviata con l'abbattimento dell'ecomostro sulla Timpa e proseguita con la bonifica dell'amianto in uno dei siti più vistosi e inquinanti della Sicilia. La soddisfazione del consigliere comunale Rito Greco, che da sempre si batte per restituire salubrità ambientale alla frazione chiedendo la definitiva bonifica degli ex stabilimenti Pozzillo, e il compiacimento del sindaco Barbagallo, che è riuscito ad accantonare i fondi necessari
necessari e dare così il via libera ai lavori di risanamento della frazione. Oggi vedo la luce, perché l'impegno di spesa rispetto alla somma necessaria per la rimozione, quindi la somma rispetto a quello che è il momento, mi mette in condizione di capire che stiamo arrivando. Cioè oggi con questo lavoro, approvazione del progetto e impegno di spesa, noi potremmo fare il bando per la rimozione di buona parte di quello che è l'amianto nella frazione di Pozzillo. L'altra parte si farà non appena, siamo nelle condizioni di fare un ulteriore impegno di spesa. Questo mi dà serenità rispetto a un'azione che ho compiuto in questi anni, mi dà la sicurezza, vuol dire che il lavoro è stato svolto seriamente bene, che avevo ragione quando in maniera solitaria cominciai questa battaglia, che do certezza ai miei concittadini che un problema di salute pubblica si sta risolvendo. Finalmente il progetto esecutivo c'è, le somme sono state stanziate in bilancio e lo abbiamo approvato proprio in questi giorni. Abbiamo per l'anno 2017 250.000 euro da spendere, il progetto complessivo è di circa 340.000 euro, quindi in questi giorni verrà emesso il bando per la bonifica di tutto l'intero stabilimento, e quindi entro fine l'anno sicuramente saranno appaltati i lavori e si andrà avanti poi nel 2018 a completare l'iter che vede la rimozione di una parte appunto di tutta la copertura di amianto, che crea grande preoccupazione e soprattutto può creare grandi problemi di tipo sanitari non solo ai residenti ma anche a tutti coloro che nel periodo estivo fanno balneazione nella frazione. E adesso andiamo a Fiume Freddo di Sicilia per alcune iniziative promosse dall'amministrazione comunale. Meloni Godem. L'autunno porta inevitabilmente con sé la necessità di fare dei bilanci sul lavoro svolto dalle amministrazioni, ma principalmente su quanto si farà nell'immediato futuro e su quanto si desidererebbe fare in termini di miglioramento sia dei servizi che della qualità della vita. A Fiume Freddo l'amministrazione Lucifora, pur essendosi insediata da poco, ha avuto la possibilità e la capacità di realizzare opere importanti, anche se iniziate da altre amministrazioni, quella della piazza Botteghelle, ma principalmente di avere un carnet di lavori da fare sia in termini di risparmio energetico sia in termini di opere pubbliche. Ma noi, dopo un primo periodo di assestamento che ci ha dato tante soddisfazioni col finanziamento di parecchi progetti che abbiamo portato a compimento, abbiamo proseguito stiamo proseguendo nell'attività di partecipazione a tutti i bandi possibili e immaginabili, sia regionali che europei, che man mano vanno uscendo, anche se non abbiamo le competenze e il personale all'interno del comune, ci stiamo facendo aiutare da tante persone a titolo gratuito per fare dei progetti. Tante le cose che bollono in pentola, come ci dice il sindaco. Abbiamo partecipato al bando per l'installazione di pannelli fotovoltaici sul casale Papandrea, già l'abbiamo mandato in assessorato, abbiamo partecipato a un bando per la fruizione delle riserve, abbiamo pensato di realizzare una pista ciclabile lungo tutta la litorale del comune di Fiume Freddo e un grande parco lineare che costeggia il torrente Forche, arrivando sino a mare, collegandosi con la pista ciclabile per poi arrivare all'interno della riserva, un percorso importante. E da Fiume Freddo di Sicilia trasferiamoci adesso a Piedemonte Etneo. Anche qui l'amministrazione comunale traccia un bilancio di quella che è stata l'estate, guardando avanti all'imminente futuro. Ancora Nicode. Anche il sindaco di Piedimonte, Ignazio Puglisi, si dice soddisfatto di quanto portato avanti dall'amministrazione comunale, in particolare in questo periodo estivo, nel quale al centro di tutta l'attenzione è stata la tre giorni della ventesima festa della vendemmia. Sì, abbiamo chiuso la festa della vendemmia, la ventesima edizione, che è stata un successo veramente di pubblico che ha invaso il nostro paese, ha apprezzato una proposta estremamente variegata che ha consentito di soddisfare tutti i gusti dei nostri ospiti, ed è stata unanimemente riconosciuto come una manifestazione organizzata nel migliore dei modi e ha dato i risultati che speravamo. Chiudiamo anche la
stagione estiva e il consuntivo è positivo con una spesa irrisoria, abbiamo comunque allestito un programma abbastanza ricco e quindi da questo punto di vista ci riteniamo soddisfatti. Siamo impegnati in tutta una serie di iniziative per il lancio turistico, non forse bene parlare di lancio e non di rilancio. E su questo lancio o rilancio, come lo chiama il sindaco, punta moltissimo l'assessore allo sport e turismo Ilenia Zingales. Nel futuro del prossimo di Piedimonte ci sono già in cantiere diverse iniziative. Penseremo a qualcosa da fare nell'occasione anche della festa di San Martino, un momento conviviale magari anche con gli stessi vendemmiatori, anche a suggellare la chiusura brillante della 20ª festa della vendemmia. Abbiamo già in testa un'idea particolare quest'anno per le vacanze di Natale, per il periodo natalizio, insieme naturalmente con la nostra parrocchia e con il nuovo parroco Don Mario Gullo, che si è dimostrato abbastanza contento di queste iniziative che prenderemo naturalmente insieme, coinvolgendo sia i bambini delle scuole che anche gli anziani e tutta la comunità. Vorremmo, ma ancora questa è un'idea diciamo primordiale, organizzare anche un piccolo mercatino di Natale con degli stand di artigianato e nello stesso momento predisporre un presepio in piazza Madre Chiesa. Adesso invece occupiamoci di un atleta paraolimpico che si cimenta in quella che è la bella disciplina del rugby. Lo ha incontrato per noi Sara Rinaudo. Era lo scorso luglio a Tolosa, in occasione della Coppa del Mondo del Wheelchair Rugby. Il rugby in carrozzina veniva pronunciato il suo nome fra i partecipanti. Davide Lodico, 25enne siciliano di Gravina di Catania, era l'unico italiano in gara insieme a francesi e un italo austriaco, fra questi una donna. Adesso rivive quelle emozioni raccontandole a noi che siamo andati a trovarlo fuori dal campo, nel suo mondo, dove ci accogli insieme a papà Giacomo. Cosa ti ha dato questa esperienza? Intanto è stata una soddisfazione per me a livello fisico e a livello sportivo, che dopo un anno di allenamenti non sono stato convocato in nazionale, perché non me l'aspettavo, visto che comunque il rugby è uno sport molto poco seguito in Italia e soprattutto a Catania. A Catania anzi siamo la seconda società sportiva come numero maggiore in tutta quanta Italia. Un successo portato a casa, onorando la sua società, la prima del Sud Italia, presieduta da Salvatore Mirabella, l'allenatore Antonio Cuddè, un orgoglio per la sua città e per la Trinacria. Ti dedichi questa grande esperienza? Intanto al mio allenatore, al mio presidente della squadra di Catania, perché comunque senza di loro non potevo arrivare fino a dove sono arrivato ora. E poi i miei genitori. Lo sport è sempre stato una costante, dal nuoto al basket non si è fatto mancare l'atletica, ma con il rugby è un amore diverso che promette di crescere e andare lontano grazie all'inesauribile energia e ambizione del neo campione catanese. Vabbè, io non mi sono mai posto limiti mai, da quando sono nato ora, essendo disabile dalla nascita, non mi sono mai posto limiti. Quello, se devo fare una cosa, falla e basta. Complimenti davvero a questo atleta. Adesso lo spazio intervista dedicato oggi al sindaco di Mascali, Luigi Messina. Vediamo un estratto dell'intervista realizzata da Filippo Romeo, poi l'intervista per intero lo potrete seguire questa sera in due diversi appuntamenti alle 20:20 e alle 23:30. Bentrovati a questo nuovo appuntamento, oggi ospite in studio il primo cittadino di Mascali, Luigi Messina. Bentrovato sindaco. Grazie dell'invito. Conosciamo oggi quest'altro comune in provincia di Catania, un comune che quanti abitanti conta, sindaco? Siamo poco più di 14.000 abitanti, pertanto un territorio però vasto che si sviluppa tra la collina e il mare, ed è l'unico comune della provincia di Catania che tra l'altro ha queste due caratteristiche, la collina e il mare. Popolazione che aumenta nei periodi estivi? Aumenta e diventa, non si raddoppia, ma quelli stagionali portano quasi a un raddoppio della collettività.
con ovviamente problemi aumentati, perché i servizi che durante l'anno vengono erogati per 14.000 persone devono essere garantiti per una popolazione maggiore. Sì, non solo, anche le risorse economiche sono quelle che vengono a mancare spesso per poter dare soddisfazione a chi viene in quelle aree, che scusi se io non la vorrei correggere, ma la visione deve essere di una risorsa, cioè le persone che vengono a soggiornare nelle nostre aree sono delle risorse positive, cioè è turismo, ma deve essere governato e gestito. È una risorsa, però bisogna garantire dei servizi. Necessariamente, il problema sta in quello, ma è ovvio che in una proiezione di una buona amministrazione che operi nel corso di qualche anno, perché il nostro comune esce da una situazione di grande difficoltà. C'è stato uno scioglimento, un secondo scioglimento tra il 2008 e il 2013 e poi un commissariamento che è durato 3 anni, e pertanto noi abbiamo raccolto le redini di un comune che è stato gestito in un certo modo e per i primi 5 anni, con tutte quelle che potevano essere le caratteristiche del caso, e con 3 anni di commissariamento che magari avranno operato bene sotto il profilo della formalità, ma che non avendo il contatto col territorio, magari quelle esigenze che erano da sviluppare, che oggi magari ci potevamo trovare come amministrazione, non sono state sviluppate, e pertanto le difficoltà oggi si moltiplicano. E posso fare un esempio per tutti: molti comuni negli anni trascorsi avevano iniziato a preparare l'ente alla realizzazione di quello che è uno degli aspetti più importanti, quella della differenziata, si erano preparate negli anni precedenti, noi ci siamo trovati in una situazione di grande impreparazione e abbiamo dovuto avviare la differenziata senza avere una buona sia cultura all'interno di quelle che erano le risorse umane del comune, ma anche nell'informazione verso i cittadini. Parlando appunto di differenziata, a che punto è il comune di Mascali? Noi siamo, diciamo, sempre con tutte quelle che possono essere le casistiche del caso, credo in un buon avvio. Tra l'altro, soprattutto nei primi mesi abbiamo avuto delle evoluzioni veramente positive, perché siamo passati nel primo mese, se non ricordo male, circa dal 30% del primo mese di differenziata al 40%. Mediamente le performance dovrebbero essere dell'1% al mese di crescita, noi siamo cresciuti del 10%. È ovvio che abbiamo iniziato verso marzo e ci siamo trovati con l'estate alle porte, cioè Fondachello, Sant'Anna, con tutte quelle caratteristiche che avevamo detto prima, che magari ci ha trovati un po' impreparati, e questo ha fatto sì che calassero di nuovo le percentuali, che stiamo riprendendo ora. Tutto questo è esperienza da trasferire in quella che sarà l'azione amministrativa della prossima estate e farla maturare meglio in questi mesi. Un comune che sta cercando di rialzare la testa dopo anni, lei lo diceva, segnati da esperienze giudiziarie purtroppo negative, ma che deve fare i conti anche con la realtà. Quando si parla di realtà non si può prescindere dai conti, lei lo accennava poc'anzi, qual è la situazione finanziaria dell'ente? Questo è la nota dolente. I commissari, per esempio, hanno fatto, tanto per farle sempre un altro esempio, un mutuo nell'anno 2014, che era un mutuo a tasso zero, che era di circa 2 milioni e mezzo di euro, che ha coperto molti di quelli che erano i debiti degli anni precedenti, ha investito sul territorio quelle somme. E il mutuo, se lo fa un ente pubblico, come lo può fare un privato, dovrebbe essere da restituire in 30 anni. In 20 anni, in un tempo congruo che non gravi in modo eccessivo sul bilancio degli anni successivi. Invece era un mutuo che gravava nel quinquennio successivo a 500.000 euro l'anno, pertanto un bilancio come il nostro, che si ritrova nel 2015, cioè l'anno nel quale sono stato eletto, con 500.000 euro di rata di mutuo da pagare perché magari erano state spese negli anni precedenti, mi ha messo in difficoltà il bilancio. Che nonostante tutto nel 2015 siamo riusciti a chiudere tranquillamente, ma che nel 2016 ha comportato gravissime difficoltà
che siamo arrivati alla conclusione di una votazione del bilancio a metà agosto 2017, cioè quasi alla fine di oltre metà dell'anno, e pertanto questo sta comportando un ritardo anche nel bilancio del 2017 e sta finendo il 2017. Parliamo adesso dell'aspetto politico, dell'attività del Consiglio Comunale. Che rapporto ha l'amministrazione con il civico? L'amministrazione ha un rapporto difficile. A me potrei, come dice qualcuno, che sono, non per citare la Democrazia Cristiana, ma democratico cristiano, perché medio sempre, ma onestamente negli ultimi tempi sono rimasto un pochino perplesso dell'attività del Consiglio di opposizione, perché hanno loro la maggioranza, noi siamo in minoranza, abbiamo 9 consiglieri che sostengono la maggioranza e 11 sono di opposizione. Io ho sempre ritenuto, perché io dal 98 al 2008 sono stato consigliere comunale, ho sempre sostenuto l'idea che essere maggioranza o opposizione è sempre utile alla collettività, e anche quando uno è opposizione soprattutto può fare anche meglio per la collettività. Sindaco, veniamo al problema dei problemi. Io faccio questo lavoro ormai da quasi 20 anni e ricordo si è sempre parlato, quando si parlava di Mascheri, del depuratore di Sant'Anna, che ha creato tanti problemi non solo al vostro comune ma anche ai centri vicini. Qual è l'attuale situazione? L'attuale situazione è quella di una situazione di stallo che non è gradita soprattutto alla nostra amministrazione. Io ho fatto parecchie battaglie, ho organizzato anche dei convegni, ho lanciato, non voglio dire accuse, ma ho ipotizzato che il problema principale, che poi è quello che è il problema centrale, è quello di avere il mare pulito. Spesso non è il nostro depuratore che danneggia il nostro mare, e anche se quest'estate devo dire che è stato molto più pulito, è stato molto più, diciamo, col sistema che abbiamo avuto e anche forse con le forti pressioni che abbiamo fatto, gli altri, perché noi abbiamo sempre sostenuto che arriva dalla zona del Messinese, probabilmente c'è un problema con l'Alcandara, probabilmente c'è un problema col depuratore di Giardini. Avete commissionato anche delle verifiche? Certo, ma abbiamo pensato che forse magari sono altri depuratori più a monte e scarichi che vengono dal Messinese. Sindaco, voi siete già a metà mandato, siete al giro di boa, il programma a che punto è? Il programma è a buon punto, è nella fase di, diciamo, non di fine programma, ma è stato avviato. Qualcosa già è stato fatto, o qualcosa dovrà farsi, però i programmi non possono essere rigidi. Un programma rigido è un programma che poi non si allinea a quella che è l'evoluzione. Oggi l'evoluzione è costante, magari un'idea che andava bene ieri oggi va modellata alle esigenze di oggi, dove l'economia è anche quella che determina le scelte. La disponibilità economica, che magari chi è stato fuori 8 anni non conosceva, come avevamo fatto sia noi che tutte le altre liste, non conosceva esattamente quello che poteva essere il potenziale economico dei bilanci, e che magari ti ritrovi con quei bilanci che sono svuotati di capacità di spesa e che pertanto non ti consente più di fare quel programma per intero. È ovvio che quelle scelte vanno fatte comunque, perché il rispetto del programma è essenziale. Ma modellare qualche parte del programma e adeguarlo a quelle che sono le esigenze di oggi è necessario. Domanda di rito: cosa farà tra 2 anni e mezzo? Si ricandiderà? Necessariamente, anche perché un programma non si potrà mai concludere in un quinquennio. È necessario avere 10 anni, significa che cerchiamo di fare del nostro meglio, stiamo lavorando con la Giunta in piena sincronia, una Giunta di persone che ogni giorno spendono il loro tempo, il loro cuore nel territorio, come i molti consiglieri all'interno del Consiglio Comunale, ognuno con le proprie capacità, le proprie
proprie competenze, con la propria disponibilità anche di tempo, e questo sarà poi messo a giudizio dei cittadini, i quali decideranno loro se dare la possibilità di continuare quel programma o se ritengono giusto ripartire con una nuova amministrazione, che va sempre rispettato, perché è giusto che io dico sempre agli assessori, ai consiglieri, io non sto amministrando casa mia, sto amministrando insieme a tutti voi la casa di tutti, e i cittadini devono decidere chi la deve amministrare e quale deve essere la direzione. Pertanto quella scelta sarà sempre quella giusta, ed è giusto così, è la democrazia. Messina, abbiamo terminato, grazie. Grazie a lei dell'invito e dell'opportunità di poter parlare anche con i cittadini. Grazie a chi ci ha seguito da casa, appuntamento con l'intervista giovedì prossimo. Bene, vi lascio adesso a Spazio Aziende, poi il meteo, quindi vi invito a seguire, se lo vorrete, il nostro telegiornale sul sito www.retv.it, sulla nostra pagina Facebook. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Unicar di Francesco Carcione, azienda leader nella vendita di auto usate, estende i propri obiettivi commerciali e apre al noleggio con possibilità di riscatto della vettura Nolo tra le molteplici novità studiate per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza di una ormai vasta fetta di clientela che guarda con crescente interesse all'affitto dell'auto senza pensieri. Tra le opzioni, la possibilità di approfittare delle vantaggiose proposte per l'utilizzo di autovetture nelle più svariate formule, compresa la lunga percorrenza diesel o benzina a seconda delle proprie esigenze e risorse, altro punto di forza dell'azienda. Disponibilità di van a 8 o più posti, ma anche furgonate per il trasporto di ingombranti, diverse le proposte, tutte da scoprire. Il parco auto nella disponibilità dell'azienda e del nuovo servizio a noleggio è tra i più grandi e meglio attrezzati del Mezzogiorno d'Italia, e l'approccio col nuovo servizio lascia ben sperare per il futuro di un segmento in forte espansione, con margini di miglioramento evidenti, al patto che si possa disporre di una piattaforma di vetture in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta dei potenziali fruitori, non solo l'utilitaria per spostamenti su brevi tratti, ma anche auto di media e grossa cilindrata e di rappresentanza delle più importanti aziende costruttrici italiane ed europee per impegni istituzionali o societari. Unica Noleggio è il nuovo servizio studiato per venire incontro ad ogni esigenza e a prezzi altamente competitivi. Provare per credere. Unicar di Francesco Carcione è presente sulla circunvallazione di Aci Sant'Antonio in provincia di Catania. Sì, è una rinnovazione perché, come si dice, diamo tutti i tipi di possibilità ai clienti, perché la vendita è il nostro primo piano di lavoro, perché è da fin da piccolo che faccio questo lavoro. Però ci mettiamo a passo con i tempi, con il noleggio, perché il noleggio sta andando alla grande, è una cosa che va bene, diamo la comodità ai clienti di avere la macchina per un giorno, per qualsiasi periodo, e anche a lungo termine, perché è importante. E da ora che abbiamo studiato anche che puoi noleggiare la macchina, dopo l'anno puoi o riscattarla o ritornarla, diciamo, restituirla, diciamo, nei locali. Non è una cosa che stiamo dando anche da ora, perché è importante. Magari uno dice, sai, ho pagato una rata da 400 euro al mese, per dire, dopo un anno gliene facciamo metà, gli riscattiamo la macchina, diciamo, lo mettiamo in possibilità in qualsiasi modo il cliente, per lasciarlo contento. E se un cliente ha l'esigenza di un trasporto speciale? Trasporto speciale, abbiamo anche dei furgoni di trasporto merci con assicurazione che possono andare anche all'estero, perché noi non facciamo assicurazione, diciamo, siamo in regola in tutto. E una cosa in più, non solo abbiamo i trasporti merci, abbiamo anche mini pulmini e 9 posti per poter affrontare qualche viaggio, qualcosa. Posso magari di spendere 3 assicurazioni, 3 macchine, 3 carburanti o 3 biglietti, solo con uno, con un 9 posti da noi, puoi farlo con solo 100 euro al giorno.
La giornata di domani, per quanto riguarda il meteo, presenta delle caratteristiche di variabilità con un cielo coperto ma anche con ampie schiarite, calmi i mari. Le temperature con pochissime escursioni termiche, 17 la minima a Catania, 27 la massima.